Il popolo di Dio fu creato schiavo in terra d'Egitto. Non proprio schiavo. Ognuno in terra d'Egitto poteva fare quello che credeva, ma c'era il faraone che accondiscendeva sempre alle loro azioni. Quindi la loro libertà era condizionata al faraone. Esattamente come siamo noi oggi, tutti quanti nel mondo. Abbiamo una libertà condizionata a Dio. Dio lo possiamo immaginare come il Manzoni che nella sua opera fa quello che vuole e disegna, assegnando ai vari personaggi le loro apparenti libertà, tanto che Renzo cerca di sposare Lucia, ma incontra difficoltà. E tutti i personaggi sembrano liberi. Sarebbero liberi, sembrerebbero liberi se trascuriamo che tutta questa opera ha un creatore che ha fatto perfettamente il suo volere. Ecco, il popolo di Dio che è creato schiavo in terra d'Egitto è il nostro mondo, il popolo del nostro intero mondo che in questa fase dell'esistenza è costretta ad animare questi personaggi disegnati da Dio per come Dio li ha creati e per come Dio li ha assegnati alle sue singole anime, incaricate tutte di animarne la complessità ad uno. Ebbene, ma la cosa più importante che ci informa la Bibbia è che a un certo punto subentra l'esodo da quella vita. L'uomo, che era schiavo in terra d'Egitto, si avvia per recuperare la sua libertà nella terra promessa. Quindi c'è il passaggio del Mar Rosso. Sorpresa! Nessuno di coloro che passano uscendo dall'Egitto arriverà vivo nella terra promessa. Perché ci sarà da passare un'intera vita in un deserto che corrisponde alla progressiva desertificazione della vita precedente, tanto che ciascuno è indotto a un controllo incrociato. Se in Egitto, per quanto schiavo del faraone, era uno dei primi, era ricco, era carico di benefici. Ora, nella desertificazione di questa vita, soffre terribilmente perché non ha più nulla di questo, nel deserto non c'è più nulla. Invece chi in Egitto era povero, disprezzato, perseguitato perfino dal faraone, finalmente qui sa apprezzare la libertà, perché non ha nulla, però almeno non ha tutti i malefici che la vita precedente gli consegnava. Questo è un controllo incrociato, è un esame simile a quello dei commercialisti quando calcolano le entrate e le uscite e nel bilancio uguagliano le entrate con le uscite, in modo da poter stabilire con estrema certezza il guadagno. Ecco, la desertificazione della vita, che viene dopo la prima fase della vita, sta a indicare per tutta l'umanità che dopo il passaggio da questa vita verso l'altra vita,
ci sarà una progressiva perdita di tutta la vita precedente, ossia la vita precedente vissuta nel senso dell'elettricità e della materia in movimento, cominceranno a essere viste nelle forme del movimento nel tempo, che è retroattivo, del magnetismo e dell'antimateria. Sarà come se l'uomo alla fine della vita si imbarca sul cosiddetto treno del tempo e ritorna nel passato, riassumendo tutte le sue posizioni del passato, in modo da perdere tutto quello che c'era prima nella sua vita, esattamente come gli ebrei in quel deserto in cui finirono per passare tutta la vita. E questo ci indica che sarà tutta la vita che noi rivivremo in senso inverso, proprio per fare un controllo incrociato di quello che è veramente buono e di quello che è veramente cattivo. Perché se io ora sono contento perché in questo mondo reale do troppa importanza a me stesso, al punto che sottraendo io beni agli altri sono contento perché apprezzo molto il fatto che io guadagni e mi importa meno che guadagnino gli altri, ma non perché io sia così ingiusto, ma perché sopravvaluto me stesso, perché giustifico questa lotta per l'esistenza, per cui quelli che non riescono a fare come me sono colpevoli, sono meno capaci e quindi hanno tutto il diritto dovere di essere perdenti. Bene, se io oggi ho questo come esperienza, l'esperienza del guadagno, l'esperienza del possesso, l'esperienza di avere, quando poi perderò tutto questo, sarà per me quel purgatorio, perché se in un lato dell'esistenza io guadagno, nell'altro io perdo le stesse cose che ho guadagnato. Di conseguenza questo che viene dopo è veramente il purgatorio dei miei errori. E attraverso il riscontro incrociato io capirò che in medio stat virtus, cioè la giustizia tra me e gli altri, sta in un sistema che sia veramente su basi equalitarie, su basi di reciproco rispetto, non di sopraffazione di una parte rispetto all'altra, ma di condivisione. Ecco, questo è il beneficio che avremo noi nella vita che verrà dopo, quando saremo usciti da questa terra d'Egitto che è oggi questo nostro mondo reale, per passare in quel mondo che segue, che è quello poggiato non sulla percezione del movimento dell'elettricità e della materia, ma di quello tutto inverso della antimateria e del magnetismo. Questi due treni esistono veramente nella realtà. Noi oggi vediamo uno perché siamo su uno. Se ci imbarchiamo sull'altro lato, invece di vedere il mondo che evolve, lo vedremo che devolve, ossia che ritorna verso il passato. Ma non sono ridotte solo a questo le indicazioni che ci vengono dalla Bibbia. Ce n'è una, quella della manna nel deserto. Infatti, nel deserto Dio diede sicurezza del suo aiuto e noi avremo sicurezza. Perché? Perché quando finalmente ci poggeremo su entrambi i lati della vita, quella fattiva e quella disfattiva, che riporta tutto nell'essenza in assoluto, tutta in potenza di Dio,
quando avremo fatto entrambi i cicli della esperienza nel tempo, avremo fatto un perfetto esame incrociato e ciascuno di noi ne uscirà da questi due lati dell'esperienza veramente pronto per entrare nel regno dei cieli, perché a questo punto comincerà, seguitando il percorso che è in atto già ora, ossia il ritorno alle origini, seguirà questo ritorno reale, ottenuto attraverso l'immedesimazione con la vita dei nostri due genitori prima, poi dei nostri quattro nonni, degli otto bisnonni, e inizierà una stranissima esperienza della vita, non più a livello di presenza nel singolo, ma di presenza in una reale comunione, in cui a poco ciascuno di noi, invece di essere uno solo, comincia a essere prima due, poi quattro, poi otto, poi 16 e infine tutti. Sapete quanto tempo ci vuole per moltiplicare per 10, anzi per 1000, il numero dei propri antenati? Ammesso che ci siano tre generazioni in ogni secolo, bastano appena 3 secoli. 3 secoli or sono, io avevo 1024 antenati. 600 anni fa erano 1 milione, 900 anni fa erano 1 miliardo. Tra 900 anni passati nella direzione del passato, io sarò presente in tutti i miei antenati. E tornando ancora indietro nel tempo, la presenza diventa talmente invasiva da invadere tutte le cellule. In 20 secoli, quelli che passano tra noi a Gesù Cristo, la nostra presenza era addirittura a livello genetico di tutti coloro che vivevano. Possiamo dire che noi eravamo presenti in tutti i geni di coloro che uccisero Gesù. Lo abbiamo ucciso noi, lo abbiamo... Ecco, quando si fanno ragionamenti del genere si arriva a capire anche che la percezione a un certo punto diventa totale. Ognuno di noi è talmente tutti gli altri che può gioire di tutti gli altri. E qui esalta finalmente la sua libertà, perché uscito dall'assegnazione unica della vita, di una sola vita che Dio ci ha dato in questa terra d'Egitto in cui chi assegna le vite è Lui, noi potremo scegliere con quale vita volerci immedesimare. Così come facciamo su internet, apriamo solo il sito che ci piace. Finalmente comandiamo noi. Ecco, questo sarà il paradiso. Ebbene, tutto ciò è proprio scritto nella Bibbia, perché il popolo di Dio che viene fondato schiavo in terra d'Egitto è questa vita. La permanenza per tutta la vita dello stesso popolo nel deserto è la desertificazione della vita che verrà dopo, in cui la vedremo ritornare tutta all'origine. La terza fase, che ci toccherà quando saremo veramente morti, completamente, del tutto, in tutti e due i versi, nel nostro essere singolo, accadrà quando diverremo a far parte tutti quanti di una intera comunione, e il nostro paradiso accadrà attraverso la comunione, come su internet. Ciascuno vede quello che vuole e realizza il suo ideale di bene, il suo gusto personale, ossia le cose che oggi ciascuno di noi deve fissare come il suo interesse alla vita.